uscita meglio, nel senso che l'idea della tassa sulle transazioni finanziarie, appunto una tassazione piccolissima, l'idea è dire: se tu vuoi investire in Italia con un'ottica di lungo periodo per creare occupazione, attività eccetera, sicuramente non è un'imposta, una tantum dello 0,05% che ti può dissadere. Se i tuoi capitali arrivano in Italia da un qualunque paese estero per 20 millesimi di secondo, pum, per guadagnare su una minuscola oscillazione dei prezzi, ma se questi capitali stanno fuori, credo siamo tutti più contenti e siamo un po' meglio. Detto questo, l'ideale sarebbe averla a livello internazionale, ma ci sono diversi studi che dimostrano, non solo studi, anche esperienza pratica di singoli paesi che l'hanno introdotta. Si potrebbe fare su scala europea, nella zona euro o anche a livello di singoli paesi. La Francia l'ha introdotta recentemente, non c'è stato nessun crollo, nessuna fuga di capitali. Nella stessa Inghilterra della City di Londra c'è un'imposta che riguarda unicamente la compravendita di azioni, quindi solo le azioni di imprese inglesi. La City di Londra è probabilmente il più grande centro speculativo del mondo per quanto riguarda derivati, valute, tutti gli strumenti strutturati, ma sulle loro imprese inglesi non vogliono speculazione e hanno introdotto una tassa che è 10 volte più alta di quella che chiediamo noi, lo 0,5% invece lo 0,05%. Funziona benissimo, genera un gettito dell'ordine di miliardi di sterline, non la elude nessuno, è fatta in modo che non diventi fisicamente proprietario di un titolo finché non dimostri che hai pagato questa tassa. Nessuno rischia di perdere il 100% dell'investimento per non pagare lo 0,5%. Funziona perfettamente. È una questione, ripeto, secondo me di volontà politica, e le difficoltà tecniche sicuramente ci sono e l'ideale sarebbe su scala europea eccetera, ma non sono quasi mai il vincolo maggiore rispetto all'altro che ricordava prima, rispetto al fatto che c'è un gigantesco, vergognoso potere di lobby che troppo spesso, quello che si chiama in gergo la cattura del regolatore, chi dovrebbe essere controllato è quello che disegna le regole che dovrebbero controllarlo. Anche qui un esempio tra i molti possibili: dopo la crisi del 2007-2008 la Commissione Europea ha creato una serie di gruppi di esperti che dovevano indirizzare come regolamentiamo diversi settori. Uno era sugli hedge fund, che sono i fondi più speculativi del mondo, veramente scommettono con qualunque cosa abbiano a portata, e c'era questa commissione dove dire come facciamo a mettere delle regole perché gli hedge fund non facciano più questi disastri. La commissione di esperti nominata dalla Commissione Europea era composta di 16 membri. Di questi 16 membri, quanti venivano direttamente dagli stessi hedge fund e dal mondo della finanza? Tutti e 16. Non c'era un professore universitario, non c'era un ricercatore, non c'era un sindacato, una ONG, un esponente della società, un cittadino qualunque, nulla. Tutti. Sono loro, perché la finanza è una cosa difficile, fai fare a noi e noi ti spieghiamo quali sono le regole migliori per te. Anche qui il problema è di formazione e di informazione per superare questo vergognoso potere di lobby che riguarda una minuscola minoranza, però con interessi spaventosi a livello globale.